presentato il rapporto Ecomafia 2013 di Legambiente. La Puglia è quarta per illegalità ambientale. Droga in cambio di sesso. Arrestati due agenti della polizia penitenziaria. 55 pagine per salvare il PD. L'ex ministro Fabrizio Barca a Bari per una nuova sinistra. Il libro perde fascino. Neppure quello elettronico attrae i pugliesi. Buon pomeriggio da Mediaterraneo News. Buon pomeriggio. È un'economia che non conosce crisi, quella fotografata da Ecomafia 2013. La Puglia si conferma terra di illegalità, il servizio di Vincenzo Pastore. La Puglia resta al quarto posto in Italia per illegalità ambientale, dietro a Campania, Sicilia e Calabria. Non a caso le quattro regioni con una tradizionale presenza mafiosa. È una triste classifica quella elaborata da Legambiente nel rapporto Ecomafia 2013, alla sua 20ª edizione. Ma la posizione in graduatoria della nostra regione è in desolante risalita se si scende nei dettagli. Al terzo posto nel traffico illecito dei rifiuti, al secondo nel ciclo illegale del cemento, nell'abusivismo edilizio e nel racket degli animali. La Puglia raggiunge poi la vetta della classifica per il numero di sequestri effettuati nel 2012, dal cemento ai rifiuti, passando per le ville abusive. Per contrastare questa forma di illegalità, Legambiente Puglia lancia una proposta. Chiediamo ai comuni di iniziare ad abbattere, perché lì dove non si abbatte, lì dove si propone un condono edilizio, questo significa favorire, alimentare la cultura e i fenomeni dell'illegalità. Chiediamo ai comuni di accedere, di fare domanda ai fondi previsti per la demolizione presso la Cassa Depositi e Prestiti e di iniziare ad abbattere, almeno gli scheletri degli immobili abusivi iniziare ad abbattere. In questa guerra aperta contro le ecomafie si schiera anche il governatore pugliese Nichi Vendola, secondo cui i reati ambientali sono i più gravi che si possano immaginare. Dal leader di Sinistra Ecologia e Libertà anche un appello al legislatore affinché revisioni il codice penale con pene più aspre. Introducevano droga in carcere in cambio di sesso e non solo. Due agenti della polizia penitenziaria di Bari, tra i quattro arrestati per ordine della direzione distrettuale antimafia. Infidelis Tutor, il nome dell'operazione, il servizio di Dario Set. Introducevano nel carcere droga, cellulari e CD masterizzati, in cambio di denaro, restituzione di veicoli rubati e per uno di loro anche prestazioni sessuali. Con questa accusa sono finiti manette due agenti della penitenziaria del carcere di Bari, Giuseppe Altamura e Francesco De Noia, noti tra i detenuti coi soprannomi Cartellino Rosso e Franchi in La Guardia. Oltre agli agenti sono stati arrestati due esponenti della criminalità barese già detenuti, Vincenzo Zonno, figlio del noto boss Cosimo, e un cittadino albanese Nurce Cafilai. Corruzione, spaccio di sostanze stupefacenti, rivelazione di segreto d'ufficio e tentata evasione sono i reati contestati a vario titolo. Secondo l'accusa, i due agenti introducevano la droga nascondendola in pacchetti di sigarette per somme di denaro dei 200 e 500 euro. L'indagine, denominata Infidelis Tutor, partita nel 2008, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha portato anche la denuncia di altre 9 persone, tra cui 4 agenti della penitenziaria e alcuni esponenti della Sacra Corona Unita. Tutta l'inchiesta è stata condotta con l'utilizzo di intercettazioni ambientali e registrazioni di videosorveglianza del carcere. Un'idea alternativa della sinistra, del Partito Democratico e della cultura di governo. L'ha spiegata ai baresi l'ex ministro del governo Monti, Fabrizio Barca, Michele Cotugno De Palma. La seconda cosa che provo a intersecare girando, che sto trovando ovunque, sono esperienze di un partito nuovo, che non sta solo scritto sulle pagine della mia memoria. Non ci può essere democrazia senza partiti robusti, che vivano non soltanto nel governo, ma anche nei territori. È il messaggio che l'ex ministro Fabrizio Barca ha lanciato a Bari, dove ha presentato il suo manifesto di 55 pagine per salvare il Partito Democratico. Manifesto che, affermato lo stesso esponente PD, nasce per capire se serve davvero un partito per governare e perché la sinistra, anche quando governa, non cambia il paese. Un partito, secondo Barca, e quindi anche il PD, deve essere un soggetto che la società adopera per parlare allo Stato e non per essere strumento dello Stato. Il vero problema, però, secondo l'ex ministro, è che una cultura fin qui egemone ci ha convinto che per governare bene il paese era opportuno concentrare il potere nelle mani di pochi. L'antidoto a tale cultura è un mondo partecipato, allargato e riempito dalle conoscenze di tutti, perché il mondo è cambiato, è istruito e presenta più competenze. Barca, infine, non risparmia critiche a Matteo Renzi.
ha una capacità di parlare con gli italiani, di farli intravedere un possibile arcobaleno. Ovviamente per raggiungere gli arcobaleni ci vogliono anche i mezzi e gli strumenti. Ed usa invece parole dolci per il premier Enrico Letta. Ho preso un impegno enorme, dato che sono stato sotto la guida straordinaria di Monti per un anno, 17 mesi, so cosa vuol dire svolgere quell'incarico. Oltre 40.000 famiglie pugliesi nei guai. La regione è delusa dagli esiti del vertice degli assessori regionali che si è tenuto a Roma sul finanziamento della cassa integrazione in deroga. Troppi ritardi e incertezze nell'erogazione dei fondi. Secondo l'assessore pugliese Leo Caroli, i 50 milioni già assegnati basterebbero appena a coprire le richieste fino alla fine di giugno. Il lavoro resta quindi il problema dei giovani pugliesi. Non stupisce il tutto esaurito al job meeting organizzato al Politecnico di Bari, Rocco Cillo. Lunghe file per lasciare il curricula, brevi colloqui, tanti sogni e pochi minuti per dimostrare il proprio valore. Il lavoro è una chimera, soprattutto per i giovani del mezzogiorno. Ma la crisi non li ferma. Pieni di speranza, più di 3.000 laureati e laureandi di Puglia e Basilicata sono arrivati a Bari per partecipare alla 10ª edizione del Job Meeting. 36 gli stand presenti tra aziende, enti formativi, enti no profit della pubblica amministrazione. Stage o contratto di lavoro, i giovani partecipanti sono pronti a tutto, altro che bamboccioni. Laureato, tenace, con un ottimo inglese, ecco il candidato ideale. Le aziende cercano ragazzi con una marcia in più. I giovani meridionali guardano anche all'estero, opzione quasi obbligatoria in un'Italia in recessione economica. In questo momento i settori trainanti del mercato del lavoro europeo sono quello sociosanitario, in particolare medici e infermieri, e poi c'è qualche buona opportunità nel settore turistico, ma legato alla stagionalità. Inoltre c'è un flusso molto importante di richiesta per quanto riguarda gli ingegneri elettronici, elettrici, meccanici in particolare. Trovare un lavoro è difficile, ma non impossibile. Serve anche il job meeting. L'anno scorso ero qui al job meeting di Bari, ero dall'altra parte di questa scrivania, ero uno studente che cercava un'occasione per mettersi in gioco, l'Engrof Levante me l'ha offerta, sono entrato in azienda con uno stage di 6 mesi, adesso ho un contratto come assistente buyer. Sempre meno pugliesi subiscono il fascino del libro, cartaceo o elettronico che sia. Pochi leggono, eppure in molti frequentano fiere e manifestazioni culturali. Il servizio di Valeria De Simone. Al terzultimo posto nella classifica nazionale. Solo 3 pugliesi su 10 hanno letto un libro nell'ultimo anno e quanto emerso dal rapporto 2012 Il mondo del libro in Puglia, presentato nella sala Finocchiaro del Consiglio regionale. L'incontro, coordinato da Chiara La Cirignola, rappresentante dell'Osservatorio Panopticon Puglia, ha offerto un quadro generale dell'editoria, delle biblioteche e dei fenomeni di ultima generazione, quali l'ebook. Questo strumento non ha portato nuovi fruitori, ha sottolineato Daniele Pegorari, docente dell'Università di Bari. Al contrario, il passaggio al tecnologico c'è stato solo per i lettori più incalliti, che hanno visto nell'ebook un'opportunità di risparmio sul prezzo e sullo spazio. Sono i sistemi tradizionali a soffrire di più, come ha confermato Chiara La Cirignola. Numerosi punti di vista andrebbero potenziate e dovrebbero anche aumentare. Pensiamo ad esempio al numero delle librerie, che purtroppo è in calo, alle librerie che si ridimensionano, oppure alle biblioteche, al loro funzionamento e in generale alla nostra disaffezione appunto a luoghi del genere. Ma c'è un dato positivo. La Puglia rimane una delle regioni con il più alto numero di iniziative per la promozione del libro, con i suoi festival, le fiere e i premi letterari. E ora lo sport, tennis. Oggi scenderà in campo Roberta Vinci nel secondo turno di Wimbledon, il prestigioso torneo inglese su erba. La tennista tarantina, dopo aver battuto secondo i pronostici la sudafricana Schippers, affronterà la slovacca Sepelova, classe 1993. Fortunato questo inizio di grande slam anche per l'altra pugliese in gara. La brindisina Flavia Pennetta, infatti, dopo il forfè della Zarenka per un problema al ginocchio, accede direttamente al terzo turno. Per questa edizione è tutto, arrivederci. Arrivederci.